l'estate del 92. Dopo 20 anni, come ogni anno, vogliamo che sia viva la memoria di Rita Adria, la sua testimonianza. Per noi memoria vuol dire impegnarsi attivamente per sapere, per comprendere le ragioni profonde di ciò che è accaduto, per costruire percorsi collettivi su territori che impediscano che altri subiscano la stessa violenza, anche se in forme diverse, per costruire un futuro libero dalle mafie. Per questo oggi la memoria si snoda da Partanna, la cittadina trapanese in cui è nata Rita Adria, per giungere qui a Roma, dove è terminato il suo viaggio. A Partanna, dopo 20 anni di silenzio, è nato un presidio dell'Associazione Antimafia Rita Adria, con cui ci collegheremo tra poco telefonicamente, dove dei ragazzi, nel segno della memoria, come un filo che unisce attraverso la resistenza, sociale quotidiana alle mafie. Quel volo di solitudine di Rita nel vuoto 20 anni fa pesa sulla coscienza di tutti, delle istituzioni e della società civile, di tutti coloro che l'hanno abbandonata e non hanno saputo proteggerla. Rita, a 17 anni, aveva scelto di recidere legami con i codici mafiosi della sua famiglia e di testimoniare. Si era affidata allo Stato, uno Stato incarnato negli occhi limpidi e onesti di Paolo Borsellino, il cui volto amorevole le aveva fatto conoscere, come diceva lui, il fresco profumo di libertà che si oppone al puzzo del compromesso morale. Ma quando anche la vita di Paolo Borsellino, dopo quella del fraterno amico Giovanni Falcone, viene spezzata, Rita sente un vuoto profondo, non solo per il dolore a causa della scomparsa dello zio Paolo, come lei amava chiamarlo, ma per il timore che lo Stato mafioso, come scrive nel suo diario, possa vincere e che invece le persone oneste, quelli che tenacemente si impegnano e vi si oppongono, saranno uccise. Rita sa che il nostro è un paese di servitori dello Stato in terra infidelium, come scrisse il giudice Giovanni Falcone, terra dove la mafia è mafia perché si ciba della collusione, della complicità, e prolifera con il doppio gioco, anche con il silenzio colpevole di pezzi di quello stesso Stato che dovrebbero combatterla. Borsellino disse: «Forse saranno mafiosi quelli che materialmente mi uccideranno, ma a volere la mia morte saranno altri». Memoria significa allora continuare a chiedere ad alta voce, anche a nome di Rita, che su quella trattativa scellerata, condotta tra le ceneri della Prima Repubblica, e che ha posto le basi per le nuove alleanze, le nuove complicità, sia fatta piena luce. Sentiamo il bisogno morale di ricercare la verità, di sapere tutti i nomi di chi nelle istituzioni ha tradito il generoso impegno di Falcone e Borsellino, di Rita, e pretendere giustizia per tutti coloro che sono morti nelle stragi del 92-93. Sono passati 20 anni e senza verità non potremmo mai costruire una società onesta, fondata sui diritti e una democrazia compiuta. Senza verità rischiamo di ipotecare ancora il futuro del nostro paese. Memoria vuol dire non lasciare da soli i testimoni di giustizia, i quali non hanno commesso alcun crimine, sono vittime di fatti criminosi o vi hanno solamente assistito. Non vogliono essere o diventare eroi, ma essere cittadini onesti che testimoniano per senso civico nei confronti della collettività. Eppure si ritrovano quasi sempre a perdere ingiustamente tutto, identità, lavoro, affetti, ad essere trasferiti coattivamente lontani dalla città di origine, schiacciati tra le lacune della legislazione, la sua mancata applicazione, le ruvidità e le manchevolezze della burocrazia. Noi dobbiamo essere accanto ai testimoni, perché se a loro assicurati presenti le principali organizzazioni mafiose che investono, riciclano capitali, frutto dei loro traffici illeciti.
inquinano l'economia sana, acquisendo beni immobili, attività commerciali, praticando l'usura, gestendo le estorsioni. Hanno ormai penetrato i territori in un processo di contaminazione con la criminalità locale e in un intreccio con poteri corrotti. Dopo mesi di omicidi a Roma è tornato il silenzio sulle mafie. Come chiarito 15 giorni fa dal procuratore capo di Roma, Giuseppe Pignatone, le mafie hanno fatto un accordo per evitare la violenza e far proliferare i loro affari. Ma dobbiamo essere attenti a fatti anche come quello del pacco bomba ritrovato in uno stabilimento balneare ad Ostia, riguardo al quale gli inquirenti sono la pista dell'atto intimidatorio legato al racket. Non lontano da Roma si spara ancora. Martedì scorso, nel centro di Nettuno, non lontano da qui, in pieno giorno, è stato ucciso il luogotenente del clan camorristico dei Moccia. E allora noi dobbiamo essere più che mai presenti sul territorio, porci culturalmente, informandoci, creando consapevolezza nei cittadini, costruendo percorsi di opposizione sociale. Rita sapeva che per lottare contro la mafia ognuno di noi deve prima compiere un percorso di liberazione. Non possiamo combattere la mafia se prima non sradichiamo dentro di noi quel pensiero mafioso diffuso che rende accettabili arretramenti morali, che ci fa accettare quella zona grigia che alimenta... legali, che deve ciò che ci spetta come diritto. La mafia siamo noi, il nostro modo sbagliato di comportarci, scriveva Rita. Noi dobbiamo quindi testimoniare nel quotidiano, con coerenza e rigore morale, che lo Stato siamo noi e il nostro modo onesto di comportarci. Rita è viva nel nostro impegno, nel conoscere e nel denunciare le trame dei poteri mafiosi, nel non tacere i loro misfatti e le regie occulte. Rita è viva nel nostro promuovere il riscatto sociale e culturale, che non può essere portato avanti da singoli cittadini inermi, che rischiano l'isolamento e la sovraesposizione, ma deve essere costruito coralmente dalla comunità intera del paese e dalle istituzioni. Rita è viva quando diveniamo portatori di memoria collettiva, senza mai lasciare nella solitudine chi oggi ha scelto di essere testimone di giustizia, affinché ognuno di noi sia parte di un percorso di liberazione dei territori dalle mafie e dai poteri corrotti, per l'affermazione dell'etica e dei diritti. La speranza di Rita era: forse un mondo onesto non esisterà mai, ma che ci impedisce di sognare? Questo è tratto dal tema dell'esame di Stato di Rita Atria. La morte di una qualsiasi altra persona sarebbe apparsa scontata davanti ai nostri occhi. Saremmo rimasti quasi impassibili davanti a quel fenomeno naturale che è la morte. Ma il giudice Falcone, perché aveva riposto in lui fiducia, speranza, la speranza di un mondo nuovo, pulito, onesto, era un esempio di grandissimo coraggio, un esempio da seguire. Con lui è morta l'immagine dell'uomo che combatteva con armi lecite contro chi ti colpisce alle spalle, ti pugnala e ne è fiero. Mi chiedo per quanto tempo ancora si parlerà della sua morte, forse un mese, un anno, ma in tutto questo tempo solo pochi avranno la forza di continuare a lavorare e a lottare. Giudici, magistrati, collaboratori della giustizia, pentiti di mafia, oggi più che mai hanno paura perché sentono dentro di essi che nessuno potrà proteggerli. Nessuno, se parlano troppo, potrà salvarli da qualsiasi cosa che chiamano mafia. Ma in verità dovranno proteggersi unicamente dai loro amici, onorevoli, avvocati, magistrati, uomini e donne che agli occhi altrui hanno un'immagine di alto prestigio sociale e che mai nessuno riuscirà a smascherare. Ascoltiamo, vediamo, facciamo ciò che ci comandano, alcuni per soldi, altri per paura, magari perché tuo padre, volgarmente parlando, è un boss e tu come lui sarai il capo di una grande organizzazione, il capo di uomini che basterà che tu schiocchi un dito e faranno ciò che vorrai. Ti serviranno, ti aiuteranno a fare soldi senza tener conto di nulla e di niente. Non esiste in loro cuore e tantomeno anima.
La loro vera madre è la mafia, un modo di essere comprensibile a pochi. Ecco, la morte di Falcone, quegli uomini ci hanno voluto dire che loro vinceranno sempre, che loro sono i più forti, che hanno il potere di uccidere chiunque. Un segnale che è arrivato frastornante e pauroso. I primi effetti si stanno facendo vedere immediatamente, i primi pentiti ritireranno le loro dichiarazioni e c'è chi ha paura come contorno, che accusa la giustizia di dargli poca protezione. Ma cosa possono fare ministri, polizia, carabinieri? Se domandi protezione te la danno, ma ti accorgi che non hanno mezzi per assicurare la tua incolumità. Manca personale, mancano macchine blindate, mancano le leggi che ti assicurino che nessuno scoprirà dove sei. Non possono darti un'altra identità. Scappi dalla mafia che ha tutto ciò che vuole per rifugiarti nella giustizia che non ha le armi per lottare. L'unica speranza è non arrendersi mai. Finché giudici come Falcone, come Paolo Borsellino e tanti altri come loro vivranno, non bisogna arrendersi mai. E la giustizia e la verità vivrà contro tutto e tutti. L'unico sistema per eliminare tale piaga è rendere coscienti i ragazzi che vivono tra la mafia, che al di fuori c'è un altro mondo, fatto di cose semplici ma belle, di purezza. Un mondo dove sei trattato per ciò che sei, non perché sei il figlio di questa o di quella persona o perché hai pagato un pizzo per farti fare quel favore. Forse un mondo onesto non esisterà mai, ma chi ci impedisce di sognare? Forse, se ognuno di noi prova a cambiare. Il diario di Vita Atria, scritto qui, per Amelia. Roma, 1992. È una lunga sera e nel cielo ci sono milioni di stelle, una più affascinante dell'altra. In ognuna c'è un piccolo segreto, ognuna ha un lungo viaggio da compiere. Di una di esse, proprio la più piccola, la più lucente, la più lontana, sta compiendo per me il più lento ed il più lungo dei viaggi. In un luogo infinito, proprio lì sono i miei due grandi amori. Proprio lì, nell'infinito, un giorno potrò riabbracciare le mie stelle, quelle stelle che avranno il potere di illuminare l'immensità del cielo e che nessuno potrà più spegnere mai.